Federico, sicuramente il protagonista numero uno di questa partita di capitale importanza, una partita che dovevate vincere, soprattutto dovevate fare meglio della buona onda. Siete riusciti proprio nel finale, ci avete creduto fino in fondo, una qualificazione playoff tutto sommato meritata. Tu come da capitano, da giocatore che è stato comunque a lungo protagonista anche di questa partita, come hai visto questo match e l'intera stagione? Abbiamo visto una seconda parte di stagione molto importante, che ha portato anche da buoni risultati. Abbiamo iniziato a fare più punti di quanto potevamo sperare, insomma. È stata una buona partita da tutta la squadra, anche il secondo anche la seconda metà del campionato. Ci siamo un po' ritrovati e con una giusta grinta, qualche voglia di fare meglio, siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Un campionato che avete concluso con un quarto posto, sicuramente prezioso, sicuramente importante. Erano questi gli obiettivi che vi eravate posti all'inizio della stagione, oppure speravate di fare qualcosa in più, o questa qualificazione è stata un premio superiore rispetto alle vostre potenzialità? Speriamo in qualcosa in più, non dico essere primi in campionato, ma nelle prime quattro. Ci siamo arrivati, potevamo fare anche meglio, qualche pareggio di troppo, qualche partita persa. Siamo questi dell'ultima partita di questa seconda metà di campionato e l'abbiamo dimostrato. Ora che andremo ai playoff speriamo ancora di dimostrarlo alle altre squadre. Siamo con Catanzarini, allenatore della Virtus Latina Scalo, una squadra che aveva già centrato il secondo posto e la qualificazione playoff in questo campionato Under 21. Tuttavia però la tua squadra ha giocato con estremo mordente, come se dobbiamo dire aveste anche voi degli interessi, insomma, da difendere. Questo è ovviamente una buona cosa, in quanto avete venduto a caro prezzo la pelle. Sicuramente, insomma, ai ragazzi, soprattutto ai ragazzi, bisogna insegnare determinate cose. Noi abbiamo giocato la partita come se fossimo in ballo per i playoff, ovviamente abbiamo fatto giocare tutti, però insomma era una partita in cui non volevamo perdere. Mi dispiace per l'imbarcata finale, perché mi dispiace veramente, però a questo livello purtroppo le motivazioni evidente contano di più. Loro erano molto più motivati e non sono riuscito a trasmettere evidentemente ai ragazzi la motivazione fino all'ultimo, perché anche un paio di gol in meno era ampiamente alla portata. Mi dispiace per il risultato. In ogni caso c'è da dire che la tua squadra è stata quasi sul punto di pareggiarla questa partita, è risultato nettamente bugiardo, perché 7-2 finale maturato negli ultimi 5-6 minuti. Vuol dire che fino a 5 minuti dalla fine comunque eravate assolutamente in corsa anche per pareggiare questa partita. Sì, indubbiamente, noi ce la siamo giocata. Ho detto ai ragazzi durante l'intervallo che io volevo vincere, e quindi l'obiettivo era quello, perché non puoi staccare la spina, anche perché per una settimana abbiamo i playoff, quindi bisogna abituarsi a tenere alti ritmi, perché poi le partite sono tutte così tese. Se stacchi la spina 2 minuti, si è visto, abbiamo preso 3 gol. Purtroppo c'è stato anche l'episodio della mia espulsione, che ha un po' condizionato i ragazzi, e me ne dispiace perché me ne assumo la responsabilità.